Rieccoci qua, un piccolo intervallo tra una parte e l'altra. Allora, stavamo parlando delle porte. E le porte, tornando indietro nel tempo, nell'antico Egitto, appunto, il libro delle porte fa parte di quei testi funerari della regione dell'antico Egitto. E appunto, la porta era un passaggio anche all'epoca dove il defunto veniva accompagnato nel suo villaggio, dal suo villaggio nell'aldilà. E questo aldilà, appunto, era rappresentato come un deserto che poteva consentirgli di vivere ancora nel mondo ultraterreno. Qui in questa puntata di Genius Loci. Appunto, come avrete capito, stiamo affrontando l'aspetto che riguarda le porte in ogni loro forma. Esistono anche altri tipi di porte, le porte chiamate Stargate. Qui il tipo di passaggio è immaginario, almeno per ora direi, perché nel futuro non si sa cosa gli scienziati potranno raggiungere, prossimi o più probabili futuri. Nell'universo fantascientifico del film del 1994 del regista Roland Emmerich, lo Stargate è un portale che permette di collegare in maniera quasi istantanea due punti nello spazio attraverso un tunnel che collega i due Stargate connessi fra loro. L'idea dello Stargate è stata usata ancora prima del film da André Norton nel 1958, nel libro omonimo, appunto Stargate, scritto però staccato, Stargate, non tutto attaccato come nel film. E appunto l'autore narra di questi viaggi cosmici. Lo spazio, il passaggio, le stelle. Come non parlare del più grande autore, Dante, che nella Commedia fa una magistrale descrizione di una porta, la porta dell'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non l'eterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta. Bene. La porta, questo strumento così comune eppure così importante, che diviene anche fonte di ispirazione e di simbolismo. Dante cita invece le stelle nel concludere tutti e tre i suoi canti, e vi leggerò i tre finali praticamente dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, perché non c'è modo migliore per spiegarli dell'entrare tra i loro versi. Dove anche qui fa un riferimento alle stelle. Partiamo in ordine dall'inferno. Luogo è laggiù, da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto. D'un ruscelletto che quivi discende per la buca d'un sasso che egli ha roso, col corso che li avvolge e poco pende. Lo duca io per quel cammino ascoso, intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle, che porta al ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Nel purgatorio, invece conclude in questa maniera: se io avessi, lettor,
più lungo spazio da scrivere i pur canter in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio, ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Nel paradiso conclude invece in questa maniera. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurar lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige? Tal era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, e l'altra fantasia qui manco possa. Ma già volgeva il mio disio il valle e il velle, sì come rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Bene, spero sia stato di spunto per la vostra curiosità. Mi scuso per il piccolo imprevisto che c'è stato nell'interruzione. Scrivetemi su Facebook alla pagina Genius Loci se vi fa piacere. Sono ben disposto a condividere la conoscenza con voi. Una soave notte a tutti da Simone Colaiacomo. Ci ritroveremo mercoledì prossimo alle 19. Che il Genius Loci illumini il vostro spirito, ovunque voi siate.